Ciao, ho di nuovo la telecamera che non funzionava più. Allora, oltre alle carene, ho dovuto anche rigrattare questa mascherina, visto che ho intenzione di mettere su questa e non quella originale. Per il semplice motivo che non fa tanta luce, nonostante non sia omologata, so che ne vale la pena, visto che quando ero un po' più piccolo ce l'avevo anch'io. Bei tempi. È parecchio rovinata, l'ho dovuta grattare un bel po', non ve l'ho fatto vedere perché sarebbe stata una cosa abbastanza noiosa. Ora ci passerò su un fondo isolante per vedere gli errori, che sono veramente difficili da scovare. I faretti li ho ritrovati in giro per casa e non so come, ma funzionano ancora dopo un secolo di abbandono. Sono un po' rovinati, ma ora vi farò vedere come li riporto a nuovo. Questi sono i faretti e probabilmente non vedete neanche se sono messi male, anzi sembrerebbe quasi che siano messi bene dalla ripresa, ma non è così. Come prima cosa dovete sgrassarli con dello Chantecler, lucidatrice in mezzo alle palle, tampone di uno, rimuoviamo gli eccessi. Le carene del Typhoon erano messe malissime, c'erano circa 3 strati di vernice molto grossa e quindi ho avuto un'idea un po' malsana, ovvero di utilizzare lo sverniciatore. Quello che avevo io faceva schifo e il risultato è stato trovarsi un chilo di melma sulle carene. Ho aspettato l'asciugatura, ho rimosso un po' tutto col diluente e dopo ho iniziato a grattare di brutto con la smerigliatrice. Queste carene sono state tagliate qua, quindi ora le ritappezzerò con la vetroresina. Inoltre qui sta super miracolo ed è meglio passarci la vetroresina. Solito scotch qui. Solito schema, resiniamo prima un po' qua, pezzettino di fibra di vetro e tampono. Più ne metto, più la plastica resisterà, più sarà rigida e quindi sarà più facile creare crepe nel momento in cui dovete allargare le carene o cose del genere. Sappiatelo, perché è una cosa abbastanza importante da sapere. Peseranno anche di più le carene dopo. Se dovete mettere la vetroresina in alcune parti delle carene, sappiate che ad esempio sullo scudo, dove di solito dovete allargare le due parti laterali per farlo entrare nella forcella, più resina mettete più sarà rigido. Comunque non è vero che la resina non attacca sulla plastica, che cazzo dite? Con un pezzetto di legno raddrizzo la parte dietro in modo da non creare nessuna curvatura, altrimenti vi si forma la curva verso l'esterno ovviamente, perché voi state premendo. Mentre aspetto che si asciughi la vetroresina, ho davanti qua sulla pancia, se anche voi siete sfigati come me e avete gli adesivi messi in precedenza sulla carena, con dell'acetone e una spugnetta di ferro li rimuovete. Questo perché sennò la vostra parte vetrata si rovinerà subito, dovete buttarla ogni 5 secondi. Ok. Dopo aver passato una mano di fondo sul pezzetto posteriore delle carene, sono apparsi i primi errori. Il sottopancia, dopo essere stato accuratamente pulito, ha avuto una mano di primer ed è stato stuccato per rimuovere tutti gli errori che erano apparsi. Ok, a questo punto mi aiuterò con questo farologino che scalda da morire per vedere le imperfezioni di questa carena, che sono veramente tantissime, cazzarola. E queste sono dovute alla sverniciatura con la spatola. Quindi segnerò e stuccherò tutto, fino ad arrivare a una cosa del genere. Qua c'è un po' di casino, ma volevo solo dirvi che tra tutte le carene che ho fatto, paradossalmente quella che mi ha dato più problemi è stata questa qua, perché aveva un casino di problemi qua e grattare in queste parti qua è veramente una cosa cazzuta e mi toccherà farlo ora. Per il resto ho avuto anche un sacco di problemi con le carene laterali, perché erano veramente rovinatissime, c'erano tipo 100.000 strati di vernice e tanto che in alcuni punti non sono riuscito neanche a rimuoverla, era una cosa incredibile. Il lavoro che c'è stato dietro è stato penso il più difficile di tutte le carene che ho fatto e di tutti i mezzi che ho avuto sotto mano, quindi penso che il risultato finale sarà veramente una soddisfazione immensa. Ok, finito di grattare, do una pulitina. E a questo punto andrò a sparare un primer diverso da quello che ho sempre utilizzato, perché mentre stavolta non ho intenzione di grattare tutto per rimuoverlo e ristuccare, alla fine di questa passata di primer passerò una carta finissima tipo 1000 per rimuovere magari i micro scalini e il risultato sarà migliore. In questo caso utilizzerò un primer Talcen.
questo qua. Costa più di quello che non ha marca, diciamo, però riempie di più. E quindi se c'è qualche errore piccolissimo, ora lo rimuovo definitivamente. Allora, questi sono i pezzi che secondo me sono pronti per essere verniciati, ma per togliermi ogni dubbio do la passata di stucco spray o fondo isolante, chiamatelo come volete. Sembrano rovinatissime, ma vedrete che poi in realtà qua è tutto perfetto. Come potete vedere, il risultato è abbastanza buono. Devo dare ancora una stuccata perché qua, se vedete, c'è ancora qualche forellino. Non va bene. Ora che la superficie è pronta, gli do un po' di carta mille in modo da renderla il più possibile liscia. Dopodiché si vernicia. Ok, sono pronto a laccare le mie carene. Come potete vedere qua c'è il sottopancia, che per alcuni potrebbe essere già pronto così, ma in realtà no, perché vorrei metterci la lacca come strato protettivo e anche come strato che dona un gloss molto elevato. Quindi io cosa ho fatto? Ho passato come al solito la mia grana 7000, che è esagerata, però rimuove tutti gli eventuali errori finali. E ora come al solito laccherò. Ho avuto dei problemi con le carene laterali perché quella che era stata riscaldata con la pistola termica ha qualche difetto che è ancora visibile. Io gli ho già dato la vernice metallizzata, ma purtroppo sembrerebbe che sia ancora da stuccare. Ora lacchiamo. Ho finito di laccare tutte le carene, compreso il cupolino che mi ero dimenticato. Qua ci ho messo una scrittina Racing come al solito. E vi svelo un segreto: le scrittine Racing le metto nel punto in cui c'è stata qualche imperfezione per farla sparire. Questo è il risultato finale delle carene. Come potete vedere sono venute molto bene. E l'accostamento grigio con bianco ci sta davvero tantissimo. Quello che voglio farvi vedere ora è come mettere qua dentro il blocchetto delle chiavi. È veramente una cavolata. Per inserirlo basta che mettiate dentro la chiave, in modo che tutti i pistoncini del blocchetto scendano. Premete questo qua in modo che riesca a entrare. Mentre se dovete toglierlo dovete fare una cosa: o avete la chiave e tirate giù tutti i pistoncini e da dentro la carena premete con un cacciavite qua e lo estraete. Se non avete la chiave, come nel mio caso, stringete una vite Parker dentro l'entrata del blocchetto, premete qua con un cacciavite e tirate. Il punto dove premere col cacciavite è questo qui. Quindi ora inserisco un nuovo blocchetto facendo scendere quel pezzettino lei e spingendo in dentro. Ora mi è un po' difficile registrare e parlare insieme, ma proverò a fare le due cose. Qui col cacciavite ho fatto scendere il piccolo perno iniziale che avete visto prima e ora lo sto spingendo dentro. Qui. Ciao.